Eccoci e bentornati sul mio canale. Riprendiamo con Mafia 2. Abbiamo seppellito il corpo e presumo che dobbiamo riportare questi due ubriaconi a casa. Infatti, riporta gli ubriachi da Joe. No, va cacchio, va. Non cambiare canale. State pigliando per il culo. Mio Dio, povero Dino. Mamma mia, che campane, ragazzi. Ma scusa, il cancello rotto, ma è riapparso. Abbiamo rotto per venirci e qua mo è riapparso il cancello, che cosa è? Madonna, che un megacchio cantano questi. Perfetto, dopo aver quindi seppellito il corpo che non si sa da quanto è, diceva, nel bagagliaio della macchina, dice almeno da 2 giorni, e poi ha detto è colpa nostra che l'abbiamo fatto ubriacare, perché sennò si sarebbe ricordato. Possiamo ritornare, che così almeno abbiamo completato quest'altra missione e presumo anche terminerà appunto anche questo capitolo. Non mi ricordo in termini di longevità quant'era Mafia come gioco. Poi se riesco a recuperare pure il primo, rigiochiamo pure il primo in attesa del 3. Ma intanto 2 era quello che mi era piaciuto di più sinceramente come tramo. Al primo, se non sbaglio, non c'era tipo quello che ci faceva rubare le macchine, che era tipo Oscar Bertone, qualcosa del genere. E dai, vedo, la conosci questa canzone, no? Ecco che inizia, cantiamo. Oh, cazzo, io non ricordo le parole. Ma dov'è mia madre quando serve, eh? Solo tu, solo tu, solo tu, solo tu. Minchia, quanto è bella questa canzone. Prendi come russa, no? Occhio, police. Police. Se qua ci vedono, porca miseria, sono cacchi. Se ci acchiappano fraci gli ubriachi, altro che multe. Mi sono finiti pure i soldi, non c'è una lira. Speriamo che c'è da qualche soldo sta missione, perché sinceramente stiamo messi proprio $17,50 ci abbiamo, raga. Stiamo proprio scannati, perché abbiamo dovuto pagare pure la multa durante la missione per non fa troppo casino con la polizia. Eccoli qua. Scusa, Vito, non è proprio il modo migliore di finire la serata, eh? Ma grazie, ti devo un favore. Lascia qui l'auto di Eddie, così può tornare a casa. Ah, sei un bravo uomo, Vito. Ci regoliamo domani, eh? Ehi, ti va di entrare a bere qualcosa? Sono le 3 del mattino e fate silenzio! Ah, sta zitta, puttana! Forza, chiami un po' abbastanza, ragazze. Vai a letto. Dai. Ti chiamo domani, Vito. Buonanotte. Chissà che c'è a mente Giommo per il prossimo giorno, speriamo che se rebia. Ha fatto le 3, sventrato. L'omertà è un giuramento di silenzio che i membri della mafia devono accettare. Oh, non si riescono mai a leggersi. Il capitolo 8, eccolo qua. I selvaggi, oh cacchio, già il titolo non mi piace per niente. Up Down, 11 aprile del 51. Ma che cazzo? Ehi, hey Vito, sveglia, sveglia! Cristo. Marte, smettila di urlare! Ho un mal di testa! Scusa, Joy. E smettila di chiamarmi Joy, razza di scemo! Edo, vieni giù! Oh, Cristo. Vai giù da Joy in strada. Allora, andiamo a prendere qualche vestito qua. Vediamo se c'è sta qualche altra cosa che ancora non abbiamo provato. Allora, giacca e pelle e camicia, tuta da corsa, vestita motociclista, mimetica, uniforme. Ok, l'uniforme ancora non l'avevamo provata, va? Andiamo di uniforme. Ok, è quella là che ci siamo tornati dall'Europa.
Così sembrano pure bravi ragazzi. Allora, dove passiamo? Passiamo da di qua, va? Vediamo un po' se da di qua... Da qua si passava, no? Ma mi pare... Non era... Era solo un piano, era. Che cacchio è? Mi sono perso? Scusa, di qua si passa... Andiamo a vedere. Se scendeva giù e si passava... Andiamo un po' qua. Ok, perfetto. Quello che diavolo era? Ha la voce di quel cazzone di V.D. Woodpecker. Quello era Marty. Ricordi quel ragazzino mio vicino della vecchia strada? Dovevo venire a prendere il camion e mi ha dato un passaggio. Che dobbiamo fare col camion? Dobbiamo farci un bel po' di grana. Salta su, te lo spiego per la strada. Quindi... Dove andiamo? Riverside. Va bene, Riverside sì. Che serata, eh? Già, dirlo forte. Che c'è? Sei ancora incazzato? No, seppellire un cadavere era la prima cosa che volevo fare non appena uscito. Ehi, andiamo. Non ti sei divertito al bordello? Sì, certo. E grazie. Ma è tutto quello che è successo dopo a non essermi piaciuto. Va bene, va bene. Ascolta, oggi andrà meglio. Promesso. Spero proprio. Dice un po', Gio, che dobbiamo combinare? Senti. Dobbiamo danneggiare la merce, forse stanno pure un po' troppo veloce per quello che fa sto camion, infatti andiamo abbastanza tranquilli. Cacchio, sono passato un corso. Non c'è sta un indicatore che mi dice la merce come la devo tenere, quindi forse così ce la possiamo ora fare. Che allora dobbiamo raggiungere il bersaglio. Andiamo in un paio di posti e scarichiamo queste sigarette, poi riportiamo il camion e prendiamo la nostra parte. È un gioco da ragazzi. Un attimo. Pare di essere finito in galera per un gioco da ragazzi come questo. Non preoccuparti, l'ho già fatto. Prima tappa, Riverside. Va bene. Fidati di me, poi mi ringrazierai. Che miseria, tutte queste sigarette. Io c'ho una pura atroce se ci fermano. Già il capitolo che si chiamava I Selvaggi non promette niente di buono. E lo sapete bene come me. Ma comunque manco ce ne abbiamo tantissime, di sigarette. Ma questo cacchio dei camion tiene la strada in una maniera abominevole. Che cacchio è che chiama al telefono? Ok, piano così, piano piano piano, diella diella diella. Ok, qua dovremmo andare pure a comprarci delle munizioni. Ma che cazzo fa? Siamo messi malissimo. So come si guida, chiaro? Eccoci qua. Che parte? Qua? Mira. Cazzo, guida come mia nonna, lo sai? Che ti preoccupa? E adesso? Adesso ci occupiamo dei nostri clienti. Questi qui comprano all'ingrosso. Vieni con me. Ok, sali e passami la roba. Ciao, una stecca di Reds. Passami una stecca di Reds, Vito. Bingo. Ah, così proprio? Che grezzo. Ah, tu... Ehi, che fortuna. Ho finito le sigarette, dammi una stecca di blues. Una stecca di blues, Vito. Stecca di blues. Va bene, passa qua. Dammi $2. Qualche ora più tardi, ecco, mo succede il panico, guarda. Ecco la polizia. Ma che cazzo? Ehi, sergente, come va? Una stecca di blues, come al solito. Credo che prenderò le whites stavolta. Hai sentito, Vito? Andiamo, una stecca di whites. Madonna mia, Vito, svegliati. Ho detto whites, andiamo. Blues. Red. Ah, eccole qua, le whites.
Vedi, sì, sapevo che poteva farcela. Grazie, Joe. Ora levatevi dalle palle, va bene? Ok, è ora. Sale, Vito. Prossima fermata, Millville. Palla grande oggi. Stiamo facendo per dei soldi qui. Sì, ho 3,28 mi hai dato, più i 2, 332. Guida fino a Millville. Ok, ragazzi, io mi metto nuovamente in corsa. Dobbiamo andare ad un altro paese a fare ancora vendita di sigarette. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi sul mio canale, mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.